thank you Bentornati al consueto appuntamento con i nostri cuochi, con i nostri prodotti, stasera parleremo di bacelli, o meglio cercheremo di usarli in due piatti che sono due piatti di primavera, un primo fatto proprio in casa con un nostro chef che fa corsi per addirittura 300 persone, tutte loro sono lì eh, impazzite e tutte hanno imparato a fare la pasta fatta in casa. E poi invece abbiamo un super amico d'aspettando il TG, Luca Cai, che dalla trippa è finito poi anche a parlare e a cucinare il pesce, e eh, anche lui inserirà i primi bacelli che vengono dalla Maremma. Allora vediamo subito di conoscere i protagonisti di stasera che sono Luca. Cai, eccolo qua, Buonasera. il magazzino Piazza della Pasta. Buonasera, ciao, che ciao, oh. bene, bene, bene. Allora, Luca, come va a Italy? Ma bene, diciamo eh? Eh, oltre ai convertito mie... oltre... la trippa, tutti. <ride> sì. eh? vengano da tutta Italia, dall'estero, a assaggiare il mio panino al lampedotto. Vedete, lui è, è nato... Proprio con un banco del trippaio, ma in un posto molto molto eh, famoso che era il Porcellino. Ah, il porcellino no? sì. Poi da lì eh, ha avuto modo di rilevare questo eh, magazzino, ah, il magazzino di trippaio di Porcellino. Che era appunto quello del trippaio ed è in piazza della Pastra. Sì. E da quel momento lui ha detto: Vabbè, ora ho preso tanta acqua, vento <ride> si sì, dopo dieci dentro. anni, ma sicuro che. È dura eh, alzarsi la mattina e stare tutti i giorni fuori sia d'estate che d'inverno. Poi dovete sapere un giorno che l'ho scoperto, sì. Vero? E da allora poi non che io le abbia portato fortuna, ma comunque in televisione e diciamo un po' di notorietà l'hai avuta sì. anche. Perché sei tanto bravo, va bene, diciamo così. E perché la trippa poi, come la presenta lui, è un po' particolare, quindi polpettine, tortelli di lampredotto, è, diciamo nobilitata. È nobilitata, mm? sì. Vero? È apprezzata anche da molti gourmet. E poi chi l'avrebbe mai detto che da un banchino semplice semplice sarebbe arrivato ad avere un banchino al chiuso a Italy. Bravo sei stato. Grazie. Piatto di oggi. Piatto di oggi facciamo una seppia. questa qui? è nero Ma so. quanto sono brutti questi eh, che sono? praticamente è eh, la seppia con il guardi. suo nero in vaso cottura ah. allora noi avremo una seppia fresca il mare mm. dentro un barattolo mm. bene? con tutta la sua seppia tutti i sapori che potremo sterilizzare cioè la cuociamo in vaso cottura la mettiamo in frigo e ci, ci dura anche un mese Oh mamma mia, davvero? Sì, sì. Questa è una seppia che potremmo definire d'accompagnamento, nel senso che se vi capiterà di andare magari a fare un picnic, ora cominciano le belle stagioni, oggi veramente era una bella stagione, eh, voi potete anche portarvelo eh, un vasetto pro capite, no? Certo. E Questo poi l'aprite per e mangiate. Due persone? Questo va per due persone. Eh, ma allora insomma, sì. due persone? Sì. Siamo si sicuri? Siamo sicuri: se si anche sono di bella stazza e corposi Vabbè, e che hanno tanta fame come Antonio Gambaro. Vieni qua, Antonio, eccolo qua. Altre due persone, una mezza porzione. Mezza eccolo porzione. qua, Antonio Gambaro, Bello. che è un nostro, anche lui, un nostro caro, caro amico, ha eh, Gambaro Rosso che è il suo eh, catering. catering. E, e, e poi hai questa villa storica magnifica dove eh, organizzi eh, eventi, matrimoni, eccetera, eccetera. cene in particolare. Insomma, sì. E infatti dici corsi di cucina Ora siamo a 1200, non 300 1200? Sì, Tutte insieme? Alunni, no, magari Mamma mia, magari così immaginate, solo, questa è una pasta persone. mania allora E allora stasera farai la pasta Sei si fa un po' di pasta, si fanno dei maltagliati Da eh, saltare insieme a questa, questo stufato di fave con il guanciale Un bel guancialino E mh, alla vecchia maniera e mi piace mettere i maltagliati proprio perché sono quella pasta bistrattata che quando fai i ravioli ti rimangono ecco. un po' da una parte e un po' dall'altra. Invece qui adoperiamo tutto, non si butta via niente. Come <ride> Sapete perché lui ha nobilitato i maltagliati? Perché queste 1200 elette, nel caso facessero male, si ritroveranno i maltagliati. Sì, Va benissimo, bene? Benissimo. Eh? Allora, avete già notato l'origine del nostro mh, Antonio dal termine che ha usato per definire i nostri ben toscani baccelli. Qui abbiamo fave contro Baccelli, Baccelli, va bene? Sì. E quindi lui sappiamo che appunto è originario del, calabrese. del sud è calabrese e della bellezza della cucina calabrese, della totalità, solarità, ha portato anche alcuni elementi perché te usi tanto sì. le melanzane. Sì, eh, si usa le vero. melanzane, alcuni piatti tipici, cioè alcuni prodotti tipici, quello può essere. Tipo, la, dimmi un piatto. La rosa tipo. marina, la rosa marina che qui è comunemente conosce, marina? conosciuta come le ceche al Livorno, la neonatana, ah. il bianchetto. Non è si chiama rosa marina proprio perché è la rosa del mare che per noi sarebbe il caviale dei poveri anche se ora non è più dei poveri perché insomma si pesca solamente una volta all'anno poi il resto dell'anno, ogni due anni poi non si insomma, può pescare insomma il caviale dei fortunati definiamolo il caviale quindi... dei fortunati. noi invece si fa seccare a sole con il peperoncino poi si mette nei barattoli con l'olio e si conservano per tutto l'inverno e vengono eh, utilizzati per la pizza, per la pasta, per, per i crostini che puntata stasera questo mi conserva oh, sì. le seppie dentro i barattoli per due mesi <ride> questo mi conserva le... No, sai, le, 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 le... le tecniche di conservazione le di tanti anni che le fa sono le, le migliori in assoluto, come oh, quando facevano le bistecche sì. sotto il sale oppure nel grasso noi abbiamo ancora le soppressate. Anche noi abbiamo i fegatelli no? verso San il fegato, eh? il fegatello, mm. Anche il fegatello mm. viene utilizzato proprio con il grasso, noi facciamo vedere anche ai corsi di cucina come si conserva un fegatello. Però insomma i vecchi metodi di conservazione all'epoca non esistevano frigoriferi allora si utilizzava il naturale, come il, gli esaltatori di sapidità, come abbiamo visto l'altra volta, delle, delle acciughe, in Questo caso si usa il sale e soprattutto in calabria il peperoncino. Ecco, il peperoncino? Un po peperoncino <ride> un po è che ci dà un vuole. po' di, di frizzantezza al piatto perché comunque sembra un peperoncino. Ma che dà un, calore, valo, fa Bravo. E in più serve per le, le, per le regole di conservazione. Il allora, detto questo, quindi loro mi vogliono uh, far avere una bella dispensa. Ma domanda prima di iniziare: anzi, la farò stasera ai miei telespettatori? Esiste ancora la dispensa? perché le cucine sono diventate sempre più piccole, molto accessoriate, però il gusto della dispensa, <coughs> del riporre, dello scegliere, poi del, proprio del prelevare con, con godimento o del riporre per l'attesa, oggi non so se è così proprio contemporaneo. Che mi dici? Cioè io io, io ce l'ho, a casa ce l'ho, la mia dispensa <ride> non ce l'ho. La dispensa. Tu Antonio ce l'hai la dispensa? Ho cioè la dispensa e ho cioè i metodi di conservazione anche dei, eh. dei cibi che è molto importante. Quindi in casa tua sei pieno di fegatelli dentro il coso tutto? C'è cioè i fegatelli, c'è cioè i prosciutti, i salumi, e anche la pasta stessa, quella che rimane. Eh, sai. Che deve un po' essiccare. Eh? Che, eh? Deve un po' essiccare, insomma, di, eh, anche le fave stesse, insomma, i, Ecco, parliamo dei, delle fame, Allora, abbiamo detto che i primi bacelli sono maremmani, perché eh, la maremma lungo e anche la costa potremmo dire è la nostra Insomma. serra naturale, no? Eh, arriva prima la primavera. Arriva eh, prima. Allora, piatti con i bacelli, oltre uh, che pecorino e bacelli. Ba, eh, che facciamo? Bah, un bah, risottino? Ah, no, anche un pesto di bacelli. Bacelli sì. e pecorino, provate ba a farlo. Bacelli e pecorino, mi piace. Questo di bacelli e pecorino. Io ho assaggiato i ravioli con ripieni di eh, bacelli e pecorino, eh. molto, molto buoni. E invece tu? A me piace andare, parte su, un po' sul classico, cioè? però mh, una, una piccola, con i e baccelli e mm. il rigatino, non guanciale, però il rigatino mm. ci sta bene, ci sta veramente bene. Però dallo stufato alla pasta, quella che rimane nelle, nelle dispense, insomma mischiare di, di pasta. Ma tu parli di, di fave fresche o di fave vecchie? I vecchio, primi baccelli, cioè i i vecchio, baccelli quelli piccolini così li puoi mangiare solamente... Eh, Cucinati. Insomma. Cucinati. Ecco, non solo, ma eh, dobbiamo anche imparare <coughs> ad usare la buccia dei bacelli. Dopo ve la faremo vedere stufata. Eh, quindi, appena arriverà il nostro ospite, se arriva, lo metteremo a sbucciare fave o bacelli. Ecco. Allora, iniziamo subito. Che dici? Se fa la pasta? visto Facciamo che la pasta. Hai 1200 alunni, 1202. <ride> vieni. 1202 alunni. Quindi, allora, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo vieni, bisogno vieni. sicuramente di una farina di semola di grano duro io con le uova e basta, quindi non vado ad aggiungere altri tipi di ingredienti. Cioè, eh, faccio il classico: semola di grano duro e quindi farina di semola sarebbe? di grano duro, e la, la farina sarebbe la farina con uno stadio in meno di. Eh, di, raffina, di raffinatura, insomma, rispetto a quella da doppio zero e la zero, quindi è definita forte o debole? Perché per il pane ci vuole forte, no? Sì, il con il, con, eh, con forte. il pane di si usa la, la zero, doppio zero invece è per chi vuole fare della pasta normale oppure ah. per chi vuole fare dei dolci, eh. si aggiungono le uova. quante uova? Allora, uno ogni 100 grammi di farina. Se ne, noi consigliamo, quindi se, un chilo sono 10 uova. Se si volesse eh, fare, ora le due così facciamo una mettiamo noi due Senti, se si volesse fare interi? una pasta Sì, interi metto solamente e cioè metto tutte e due le uova tu la fai la pasta fatta in casa? No. Oh, mamma mia, vai no. a lezione, <ride> <ride> No, io c'ho il mio passare di fiducia. Lo ah, sai. C'ho il mio eh, di fiducia. Ormai c'è il passare di fiducia. <ride> e allora, dicevo, dicevi, se un, volessimo. ogni chilo di farina si può mettere un gottino di vino bianco o di aceto bianco proprio per far sì che. Okay. Eh, per far utilizzare la pasta per il giorno successivo e per dare l'elasticità in più al, all'impasto. Si utilizza Ma scusa, proprio l'acqua. E il non vino è... bianco. No, acqua? No, l'acqua assolutamente con la pasta fresca non ci deve. Mm, Ma veramente forzare. mi ricordo che i miei nonni usavano sempre allungare, cioè facevano con un pochino di acqua. Diventa perché... un po' più dura e si spezza durante la cottura. Io l'acqua la utilizzo, per esempio, quando faccio sempre paste con semola di semola, le faccio insieme, per esempio, ai pici. E sì. Oppure con la Vabbè, pasta. I pici lo credo, sono necessari, farina, no? sì. Oppure la, 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 quando utilizzo la farina di seme, non farina di seme, ma la farina normale, faccio la pasta fatta in casa classica senza l'uovo. La pasta all'uovo non vuole acqua, mm. solamente l'uovo. vino, hai capito? Vuole vino. Il vino, anche vino. la pasta vuole non il vino. Un di vino? Sì, perché poi esiste un po' di più. Allora poi... ai miei telespettatori oggi chiederò la dispensa e se mettono il vino o l'aceto nella pasta. Va sì. bene. Quindi, poi, vedo che stai assestando ben bene, quindi stai prendendo Se sì, sì, cominciamo a prendere tutta la farina, un po di farina. iniziando sempre dal centro verso l'esterno, proprio per evitare che si rompe la fontanella e mi esce fuori tutto l'impasto e poi Beh, se poi si no. esce si ripiglia, no? Sì, si ripiglia, però, sai, è meglio non farlo uscire. No, perché mi sembri un tipo anche abbastanza ordinatino tu. Eh? Sì, mi piace, a parte adesso si è usato il tagliere, insomma, di solito noi usiamo o il tavolo con l'incerato oppure si usa un tagliere. Il marmo legno. un tempo, no? Marmo, legno, cioè l'importante è che comunque non, non si attacchi molto al fondo, ora abbiamo usato un po' di, di, di questo tagliere, insomma. Non è il massimo, però oh, a fare Vabbè, Ma tu ormai la me. fai anche in macchina la pasta. Eh, sì, sì, sì. Senti, dicevo, ma noi sbucciamo chi le fave. Si fa le sigarette in macchina e tu noi? fai la pasta. Facciamo <ride> sì, sbucciamo le fave. Sbucciamo le fave sì, noi. Sì, sì. Vieni. Così. Sai che ho saputo una curiosità sulle fave che dite, eh, praticamente c'era la, la dea Cerere, la dea sì. dell'agricoltura per gli antichi mm. greci, diceva che dava Prendi tutti, tutti sì. gli ingredienti, tutti gli ingredienti naturali per fare i legumi, eccetera, eccetera, tranne quelli delle fave, perché era considerato il cibo dei morti. Eh sì, ma perché era considerato il cibo dei morti? Perché fioriva da eh, una strana fioritura che poi alla fine dei pranzetti rimanevano queste fave che lanciavano al, i, i ricchi romani, insomma, lanciavano no, al popolo. No, anche perché siamo sinceri, il fiore delle fave è nero. Sì, a parte è, anche questo, è questo sì, sì. soprattutto. E veniva considerato proprio così le, il legume insomma, dei, dei morti. Insomma. Esattamente. Pensate comunque che soprattutto nel sud, quindi vicino a Cosenza, ma anche in Abruzzo, anche a Roma, le fave venivano in grande quantità usate per il sovescio, no? quindi sì. per la coltivazione alternata in modo tale che. Un anno si mettevano fave, l'anno dopo le patate, e poi il grano e quindi si aveva un incremento, potremmo dire, della, della ricchezza del terreno della terra. E poi eh, ne avevano tanta tanta produzione per cui venivano messe a essiccare. Ecco perché molti piatti, soprattutto appunto al sud, eh, sono a base di fave, crema di fave con radicchietti fritti, crema di fave con baccalà, insomma. Ce ne sono di tutti i tipi. È a basso contenuto proteico, però contiene molte vitamine. Tant'è che viene utilizzato anche nelle diete mm. ipocaloriche, anche per chi perché è il diabete. Buona buona assaggia. È tipico delle fave come delle ciliegie. Uno sbuccia e mangia, sbaccia, smangia e... C'è una forma a legge comunque, si chiama favismo. Mm. Sì, certo, eh, peri... noi non ce l'abbiamo, guarda. Pericolosissimo, ne soffre Molto... mia sorella e mia mamma. E tutte e due quando arriva il periodo delle fave non posso nemmeno averle in casa, cioè, addirittura anche no, i polli mi no. danno fastidio. Sì. No, no, lo so, è molto, molto pericoloso. Allora, mi sembra che tu faccia sì, una bella arrivati. palletta, va bene, sì. giusta, per, abbiamo detto, una persona, un uovo, in questo caso ne hai messe due per farlo più elastico. Sì, sono 200 quindi... grammi? non una persona, ogni 100 grammi di farina, un uovo. E 100 grammi è da considerarsi pro capite o no? 100 grammi no, io dice, direi, per, eh, poi siccome è eh, della pasta e poi eh, cede parecchio, quindi gli 80 grammi vanno bene a persona, secondo me, di pasta è già pronta. Permetti che noi continuiamo a 100 grammi io direi che con due persone, 100 grammi va bene. Siamo a posto. Vediamo se è arrivato il nostro ospite giusto giusto per aiutarci a sbucciare Eccolo i macelli. Eh? Vediamo. Leonardo, ecco. sei, ecco. eccoti qua. Sentivo il bisogno di avere un capito, Sentivo Antonio esperto di Fave, ha detto è lì che ascoltavo Ora, grande esperto. ha sentito, ho detto un cosa interessante. Lui ha fatto uno studio, lui anche lui è molto esperto di Fave. lui però di Bacelli. Non me lo sarei mai immaginato. Guarda, incredibile, va bene. Aspettiamo, te. Poi ricordati, l'hai pensato il filmino? Certo. ho detto filmino? L'ho pensato perché a un film. Cosa facciamo? Andiamo a un tuo corso di pasta o andiamo a pranzo a base di trippa al magazzino? Magari ne indovinano due. Che si dai, fa? Ne indovinano ah addirittura sì. due. No, bisogna sentire i nostri. Che ah. facciamo? Facciamo allora, questo? per me va bene. Va bene, va bene, da... va bene. anche per te va bene. Va bene. Allora no, partiamo va. da qualcosa. Si si fa partiamo per due, da qualcosa? Uno va da lui, uno va da... <ride> I nostri telespettatori vanno sempre in coppia, come i carabinieri. Ecco. Eh, va bene, i carabinieri, è vero. Eh? Eh. Allora, vediamo subito che la nostra pasta fatta con della farina di semola, va bene, è pronta. Sei d'accordo sul fatto che ci si debba mettere un gocciolino di vino o di aceto per renderla più elastica? Ma sinceramente, no. È, è, no, è una di queste cose che rientra nella um, capacità che ha ancora nel corso dell'esperienza di poter trovare quegli elementi che possono fare eh. la differenza. E io, e io. E e io sbuccio, <ride> e allora il discorso secondo me è che sono assolutamente l'idea che la pasta può essere anche una pasta nel momento in cui viene fatta e mangiata, può essere semplicemente mm. farina e uova, poi. Quando si pensa anche a doverla un po' conservare, a non poterla utilizzare subito, dargli un po' questa idea di elasticità che deve tenere, ecco che ci possono entrare anche altri elementi. elementi. <coughs> Hai pensato al film? Certo. Allora, certo, forza e coraggio. Subito così. Noi finiamo. Eh, certo, scusami. Allora. allora Vediamo un, un attimo. Giocatevi un attimo al quinto: bisogno, di spazio. Aspetta, <ride> invece di aver bisogno di spazio. <ride> Noi ecco. abbiamo il numero qui in sovrimpressione. Vi ricordo di digitarlo nel modo giusto, perché altrimenti disturbiamo le persone che hanno il numero simile. Sì, e ammetti, che la sera. Sì, no, no, eh. la sera, guarda, so, vengono, so, ci eh, sono eh, le persone sì. che hanno un numero simile e quindi si ritrovano intasata la linea telefonica. Allora giocatevi, cosa facciamo? Il corso di, di pasta presso la dove? Ah, corso di pasta o di, di dolci, sempre lì in villa, da me a San Dov Casciano. Dov'è questa villa? San Casciano, Val di Pesa. San Casciano, il nome della villa? Villa del Roseto. Allora, a Villa del Roseto un corso di pasta o di dolci per due persone? Per due persone. Per due persone, a chi indovinerà questo? Allora, sono tre. Lettere, la prima è un articolo e non la faccio. La seconda la terza. Yeah, facilissima, questa è facilissima! Eh. Proprio... Ma, vediamo! Allora, eh, prego, iniziate a telefonare. Allora, a questo punto noi abbiamo sì. la pasta fatta, i baccelli li abbiamo sistemati, questo lasciamolo perché è proprio bello qua, va bene? Tu finisci questo e dopo anche Vai. questo, ci lascia tutto a mezzo Leonardo, vedi? Eh, ma come? Cioè, beh, mi metti a fare il film, io <ride> non ho capito! No, perché insomma cucini sempre solo frattaglie! Eh no, ma solo no, io posso cucinare anche il resto, poi abbiamo eh. da qui l'esperto delle frattaglie! e che non la portate ma dammi il baccello ci penso io no Via. no no il baccello no. te lo do dopo va no. bene? va bene allora. allora a questo punto noi abbiamo lasciato un pochino a riposare sì. la pasta quelle tre o quattro ore che bastano per finire la trasmissione va messa eh. la pellicola bella, la sera sarà una puntata difficile eh, come eh, quella di insieme, Leonardo Romanelli con le fame io eh, quella io e i nuovi mostri stasera no veramente <ride> Antonio è stata una sorpresa ah, a me sì? fa piacere sapere questa tua esperienza ma sì? Beh, Questa dai. esperienza con offerte. i baccelli? Tutto, 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 tutto. Meno male che c'è la pubblicità, perché durante la pubblicità io li rimetto un attimino in riga. Ne hanno bisogno stasera, eh? Pubblicità. Eccoci qui. Abbiamo fatto un'ottima pasta, speriamo che sia ottima. Comunque, l'aspetto è cedevole, come lui voleva. Eh, ha suggerito di mettere un etto di farina di semola, vero? A eh, cui abbiamo aggiunto due uova intere: due perché eh, danno più elasticità. Suggeriva anche un pochino di vino o di aceto. E poi eh, basta. Mm. A questo punto l'abbiamo lavorata, lasciata lì un pochino a, a riposare. Sì, Abbiamo sbucciato la dei bacelli. Ci siamo cioè... mantenuti le bucce qui perché con Leonardo noi le cucineremo. Per Abbiamo non buttare via nulla. per non buttare via nulla, anche perché insomma la crema di bucce è eccezionale. E a questo punto andiamo a eseguire i mal tagliati, che il nome stesso identifica come tagliati un poco bene. Tagliati male. Ecco. o meglio, quelli che rimangono dalle che mi sai dire del mattarello? Ramiolo. perché così piccolo? vabbè, lui è più che altro comodo per... perché è un, una porzione piccola insomma, ci usa un mattarello piccolo poi l'abbiamo di tutte dimensioni cosa gli farà lui alla pasta? Cioè, cede so. sempre eh, cosa, eh, quando, quando la guardi cede, cosa cede, cede. cede è una pasta cedevole, eh. Diciamo. Eh. diciamo tipo pizza? sì, ecco, bravo veramente stai facendo la pasta a cuore ora Eh ecco sì è bella gialla romantico. Vedete questi corsi per 1200 persone che hanno avuto un grandissimo veramente successo. Sì, siamo ancora a 750. A ah, 750. Ecco. No, ma 300 li ha messi tutti, dice che è stata un'esperienza incredibile. 108 ognuno 108, vuole i banchini, signore, a fare la pasta, ma uomini ti capitano? Davvero? Certo che capitano anche gli uomini. E sono sempre più appassionati al mondo della cucina. Ma, poi, eh, Ma non è che non vengono lì per... perché trovano tante donne, no? Ma che. di solito, solito non vengono ah, a coppia. Ah, vengono a coppia? Ah, allora senti, va bene. Invece di andare a fare il corso di, 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 di cosa... cucito, perlomeno. Un corso di cucina. Sai sì, no. quella è la cosa simpatica è che comunque lì si fa, oltre al corso della pasta, insieme si fanno corsi di dolce e di carni povere. E quindi ogni 15 minuti, 20 minuti qualcuno prepara qualcosa e si assaggia. Quindi si assaggia dalle 10 del mattino. <ride> oh, che alle 11 hai ah. la trippa, poi c'hai il raviolo. Poi c'hai il tiramisù e la Io spero che finiate eh. con un amaro, immagino, perché se no. no allora, torniamo a noi. Questa pasta, ho visto, permetti Leonardo, prego, prego. come la maneggi bene? Nel senso che ho visto che, guardate qua, la pasta per essere elastica deve essere tipo banderuola e soprattutto deve essere abbastanza trasparente, Quasi per cui buca, se la metto ecco, lì di fronte, ecco. l'ho bucata <ride> ma io la metto subito a posto ecco, ecco qua il rattoppo, questo ecco, è inviolatissimo sì, eh, prendi il mio mattarello là, quello laggiù quindi diciamo esattamente che funziona così che inizialmente deve essere eh, elastica ma successivamente la dobbiamo lasciare eh. riposare per poterla stendere, altrimenti non ce la faremo mai se sì. la facciamo e sì. la stendiamo eh, Dico, beh, nel sì. frattempo, vedete, deve essere una pasta abbastanza leggera e molto, molto trasparente eh, a seconda del tipo di pasta che noi vogliamo fare. Per esempio, volessimo fare dei ravioli con i nostri baccelli e il pecorino, dovremmo farla assolutamente molto bassa. trasparentissima. Noi, si dice, si vede, va fatta trasparente, come dicono a Bologna quando tagliano una fetta di mortadella, deve essere talmente trasparente che attraverso si legge il giornale si vede la chiesa di San Luca, eh, il famoso San Luca. Sì, bisogna <ride> vedere San Luca da. Lì, Guardiamo un, un po' se Io... si vede San Giuseppe qui oggi eh? Secondo vero. me insomma ce l'abbiamo fatta A questo punto sì. va subito tagliata no? A questo punto come facciamo a tagliarla? Non lo so eh. Allora prendiamo un po' di, di farina che è rimasta qui Ma Hai cambiato lo strumento però È il mio sì. ah, Ha eh. preso lo strumento suo E la rotoliamo così al mattarello E ce la teniamo un po' in attesa Subito oh. Vediamo così Mamma mia. E poi si toglie forma di mal tagliato. Quindi diamo mal tagliato un che forma ha? Eh? Di sbieco. No? <ride> come, gli, come gli viene? Secondo ispirazione. Deve essere deve. tagliato male. Ecco. Quindi facciamo un primo taglio così e poi andiamo a incidere nel centro. Ecco, il mal tagliato può essere Beh, considerato una pasta corta, eh, corta sì. da asciutta sì, corta. oppure da... Eh, Ad esempio, bodo. in una pasta e fagioli ci la puoi mettere, il eh tagliata ci sta benissimo. Pasta e fagioli, pasta e piselli eh esatto, ci sta benissimo. <ride> certo pasta e 12... fave, esatto. l'avevamo detto prima. Eh, pasta. Appunto, no, i ma tagliati hanno fave, tutti questi eh? elementi. Senti, cui... mh, tu mi puoi suggerire un piatto con i bacelli o le fave, perché, cioè bacelli freschi? Io? Sì, e poi uno con quelli secchi. Allora, quelli freschi, vabbè, in salatina dei pecorini e baccelli, penso che siano degli aspetti alla detto. base. Poi li potete utilizzare, quelli freschi come se fossero dei eh, piselli e quindi farli al prosciutto, farli con la pancetta e prezzemola mm. e prezzemolo. Si possono utilizzare per fare il ripieno invece a quello che si diceva prima: dei ravioli, quindi all'interno ci si mette eh, ricotta e bacelli o pecorino e baccelli, ancora. Eh, I bacelli possono essere sempre come eh, minestra, in questo caso non come zuppa piuttosto pesante, bensì una minestra molto fresca dove si fanno cuocere con cipolla, erbe aromatiche tipo basilico, mm. maggiorana, menta e quindi si porta a cottura semplicemente con acqua senza brodo, al massimo un brodo di verdura e alla fine si completano con delle eh, cucchiaini di ricotta. Ottimo. Quindi diventa una minestra di... Eh, Buono, baccelli eh? quindi e ricotta molto profumata e molto fresca ecco io vi posso aggiungere invece un piatto di quando ero giovane e vivevo a Roma che era di un ristorante mitico coriolano che faceva cicorino selvatico piselli freschi bacelli freschi eh, pancetta e un pochino di lattughina Ancora anche un cosino di carciofo e cipollotto tutto saltato in un tegamino e veniva offerto come un delizioso ah, era proprio un inno alla primavera allora vediamo se abbiamo un inno per qualcuno che ci telefonerà. Continua a riproporre per favore, Leonardo. E' eh, certo. Allora, <ride> Ricordatevi, sono tre parole, la prima è un articolo, la seconda la terza Leonardo, eh. ah, allora noi più mal di così vi posso assicurare che non, non si, si poteva, no, Ci non sono messi di impegno questo ma ce l'hanno fatta. È un ottimo, è veramente un, un ottimo mal A questo punto Tanto noi ce l'abbiamo fatta. Vediamo un attimo. E, e li mettiamo. Come Vedete come è, è bella la gialla? Le facciamo stare in altri altro 2-3 minuti. Non... Tutti quanti no perché ci sono fatta. Ah, tutti quanti no? No, no, tutto sì Guarda che colore che hanno. Ma Questo infatti... colore, scusa, ma hai preso delle uova che se sono cibate di Zafferano? Sì, è una gallina oh. pa particolare di... <ride> lui sempre tutte <su> le volte, c'ha <ride> sempre il tocco. Tra l'altro, io volevo ricordare: gialla e sono delle uova un po' più gialle, sì, in effetti. Ecco. Il nome baccelli, però, è improprio perché eh. noi lo eh, identifichiamo con i baccelli quello eh. che è all'interno. Invece, il Baccio. baccello è il contenitore. Esatto. È vero? eh? Dentro sono le fave. Effettivamente. Dentro sono le fave, <ride> quindi noi <ride> siamo un po' sciocchi. Noi no, toscani siamo proprio sciocchi. D'altronde. Allora, Leonardo, vai a controllare la pasta. Vai. Io vado a controllare la pasta. Tu subito. vieni un po' più avanti perché Beh. sennò non ti si vede niente. Vieni qua. Intanto, ecco, hai preso qui del Guanciale guanciale. Allora, è il terzo giorno di guanciale. Come mai tutti in questi giorni mi stanno portando il guanciale? Che hanno sonno e vorrebbero dormire. No, terribile questo! Terribile, è terribile, 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 capito. Allora, io mi sono fatta un'idea: sì. mi state portando il guanciale? No, l'esasperazione ce ne vuole, sono abituata. Eh, perché eh, le, le pancette quest'anno, essendo stato un clima molto umido ed essendo più grosse, non sono ancora del tutto eh, ben tirate e siccome abitualmente sì, a marzo noi abbiamo delle spalle di prosciutto che sono state fatte a gennaio e, mese e sono già, già tirate sì. davvero? sì, in cantina di da noi stanno venendo una meraviglia una meraviglia e comunque insomma generalmente a parte i piatti che sono destinati proprio ad avere la, la gota al posto della tipo la matriciana sì, esatto. al posto della pancetta ieri mi era stato portato pancetta e guanciale e avevamo proprio notato che aveva tirato molto di più la, la gota, essendo più piccola rispetto a una pancetta, la cui salagione, insomma, deve essere giusta, perché sennò sì. non no, è... Non è che lei proprio una carne secca deve rimanere troppo insaporita, <ride> se no bisogna lavorarla. Eh, cioè, però un, un la po' deve che... prendere un pochino. È evidente, altrimenti eh? cioè, è semplicemente una carne così, appena salata. Invece dobbiamo eh, prendere un sapore. po' di sapori. Allora, Eccoci. noi abbiamo preso... Questa carne, questa gota con anche il piccantino della copertura della. Sì, abbiamo lasciato droga. appositamente il pepe in superficie, proprio perché comunque il guanciale richiede sempre una parte di, di, di piccante. Ora, in questo caso abbiamo aggiunto un po' di olio. Perché andiamo a stufare delle fave. Quando invece andiamo a fare tipo la, gli, spag gli spaghetti alla madriana, sì. si lascia nella pentola aderente guanciale e si lascia sudare piano piano facendolo diventare croccante, certo. però tagliando la fiammifera. Ce no, l'abbiamo fatta due giorni fa, quindi allora. potremmo dire che la primavera è il momento delle fave, dei pecorini freschi, delle uova, delle pancette, del pane. Della, proprio della voglia sì, dell'aria ricca. Ma quello <ride> no, giustamente uno, con la primavera viene in mente il picnic, i piatti da picnic, il marzolino che okay, è il formaggio, buono, il primo oh, con il, che viene fatto con i primi pascoli e quindi diciamo un pochino meno saporito, però molto ah, profumato. Senti. Beh, quindi immaginatevi <ride> come <ride> di fatto eh, si comincia a cambiare il menù. Veramente qui si comincia a fare un cambio sostanziale, si cominciano ad avere piatti che per tutto l'inverno non abbiamo potuto mangiare abbiamo Eccoci. messo i nostri bagellini a insaporire insieme al guanciale dopodiché si appena si abbrustolisce un pochino che ti si mette un po, po' di sale acqua di di nella cottura. pasta perché manca ah vedi io che eh, manca il ti... sale basta basta ma, basta, ma, basta troppo no ma poi ci metti le barbine di finocchio no? le barbine no. di finocchio guarda sì. da ragazze le barbine di finocchio io le utilizzo sia per i ceci che per eh, Cioè, eh, avevo capito i ceci i ceci hanno. <ride> ceci. i ceci chi <ride> sono i ceci? polterrana E quindi guarda sì, rientra ecco. fa... allora, nell'idea, non buttate mai via niente vedete anche questa parte verde normalmente buttiamo via invece questa serve ad aromatizzare Bravo. ora oddio siamo sì. sinceri se proprio volessimo essere un pochino sì. sofisticati dimmi eh. di sì un po' di aneto lì ci sarebbe stato bene volendo essere eh. esattamente eh. così proprio come dire enciclopedici attenti a quello che c'è scritto nei libri ci vorrebbe evidentemente l'aneto ma noi siamo attenti invece a sfruttare bene le risorse che abbiamo

Quindi anche i finocchi, non li sbocciate, cioè, sbucciateli, ma non li buttate via la parte esterna. Se la tagliate, la cuocete, anche questa la potete utilizzare alla fine. Del finocchio non si butta via niente. E una male. cosa importantissima: eh. non salate lo stufato perché già la, il guanciale dà di sé il suo sale. Eh. Quindi non saliamo lo stufato. Io ti ho fatto mettere il sale qua nella eh. pasta perché era veramente un po' sano. il cucchiaio di legno? Però il cucchiaio di legno è sparito. Aspetta, te lo rendo. Tieni, eh, era eh, andata eh, a ecco lavarlo eh. perché aveva. Assaggiato la pasta. A questo punto, questi maltagliati sono, come vedete, una pasta che comunque tiene bene la cottura. Dipende da che cosa? Vabbè, tiene bene tutto. la cottura? Cioè, dipende dalla farina. No, allora, la farina. quello sicuramente, tenere la cottura è essenziale. Sono una pasta fatta in casa dalla lavorazione. Quello che vi fa che, sì che la pasta sia, mh, diciamo, e lo spessore anche lo delle... spessore e che non ci sia una umidità eccessiva altrimenti se siamo in un ambiente troppo umido bene, sicuramente questa tende a cedere lo stesso va bene, sono d'accordo a questo punto qui ad Aspettando il Tg si sta spandendo il profumo di questa guancia perché la guancia non c'è che dire è, è, ha un profumo più soave, più morbido rispetto a quello della pancetta e, e queste fave sono perfette lì perché devono rimanere appena appena eh, croccanti, vedete che fra l'altro non le abbiamo sbucciate perché essendo quelle le prime di primavera si mangia tutto. Fra un po' mangeremo anche la buccia, ecco. vi faremo vedere. Sì. E adesso direi che possiamo saltare lì la pasta, i mal tagliati nella padella. Allora, quando... allora ricordatevi, il allora. saltare la pasta è l'operazione che eh, viene fatta spesso, ma su alcune paste, no. Cioè, si per può esempio, anche pensa, ad esempio, ci sono dei condimenti nel quale. Non vogliamo saltare perché tenderemo a illuminarla. Per esempio sono alcuni taglierini, eh, magari fatti quelli con solo farina e acqua. Quando abbiamo dei condimenti nei quali noi eh, vogliamo far sentire il gusto... Metti, metti tutto. Quindi con una salsa eh, sotto, sotto e sopra il resto degli ingredienti. Quindi abbiamo non sempre. La necessità di fare questa operazione, qualche volta quindi possiamo anche evitare. Anche evitarla. Evitarla. Io lo stesso burrassaggio, ecco, per bravo, esempio, bravo, io non, non lo salto mai. Faccio sciogliere, sudare lentamente il burro e poi vado a condirlo nel piatto direttamente. Poi sì, perché ma saltare ma fai un fai burro, il burro ah. Fai sudare il guanciale sai, io, io metto È la passione. che eh? consiglia quando si fanno anche le paste frolla, sì. le, tutte le sì. paste al sì. burro, bisogna toccare <ride> le mani degli sì. alunni per vedere se ce l'hanno fredde le mani perché calda non puoi lavorare bene. Beh, allora io sapevo dei... che anche in determinati eh, giorni le donne non eh, sono giuste per fare la pasta. Ma questa è una credenza cose. assolutamente leggenda metropolitana. Vabbè, ma questa scusa uno non le fa male. Ecco, allora, dimmi ecco. un po' tu invece. Questo sì. Sul concetto di saltare la pasta, sì. va bene? Va eh, sei d'accordo? Tu la salti la pasta? Spesso sì, ma altre volte no, la condisco e basta. Sicuramente è un momento particolarmente di scena, potremmo dire, in cui la pasta, proprio cominciamo a desiderarla, certo. è vero? E quindi è come portare la zuppiera in tavola, saltare la pasta, mette già gioia e poi esatto. fa tanto chef. Per cui fa, anche a casa fa, fa, chef, fa, chef, fa chef, invece che fa scena fa chef. Vieni un pochino indietro per favore sì, Antonio, per se te no te esci, vai a saltare la pasta dentro la telecamera e non è il caso. Mettila qua dopo e siamo pronti. All intermie, all intermie. Poi volendo, sul eh, suggerimento appunto di questo vecchio ristoratore Coriolano... Eh, Potremmo anche a questo tipo di pasta proprio aggiungere di condimento anche veramente un pochino di carciofo, dei due o tre piselli, insomma una bontà. E poi e smetti ancora finocchi. Io metteremo eh, 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 a. Sta sì. <ride> e che ti devo dire? Antonio veramente stasera ha dimostrato l'amore veramente. sì. Ti piace veramente? Allora, tutta io questa verdura. avrei molto amato qui una bella spolverata di <ride> grana o ricotta salata. L ecco, sarebbe... bravo, il ricotta, ricotta salata, salata. salata grattugiata. Sarebbe stato veramente l'ideale. Benissimo, bravo Antonio, a che aspetti a Villa Le Rosa, San Casciano Val di Pesa, sì. tutti coloro sì. che sapranno apprezzare il gambaro rosso. Mi dici per favore la ricetta? Assolutamente, per la pasta abbiamo utilizzato della farina di semole di grano duro e un uovo di, di porzione abbiamo 100 grammi di farina per un uovo. Poi per il sughetto invece abbiamo utilizzato delle fave, del guanciale piccante, aglio, olio e delle barbine di finocchio per insaporire. Infine il nostro, il nostro sughetto, il nostro accompagnamento, e poi va saltata una pasta insieme a questo sughetto e riportato sul tavolo con una grattugiata di ricotta salata. Va bene, assaggio, stasera. Visto che abbiamo un critico enogastronomico di grande livello, assaggia, dimmi eh, com'è. Sì, eh, Devi essere sincero, perché sì, no, però. è un macro strumento. Il cucchiaio, ah, eh, Beh, bisogna, par bisogna <ride> partire <ride> dal finocchio. Sì? Sì. <ride> Io sono convinto, guarda no. che. Io, se puoi, preferisco allora, giù la fava, giustamente... sì, <ride> effettivamente no. Giustamente, ti sei fatto un bocconcino con mm, un, tutto, tutto. com'è? Se devo dire proprio quella ricotta, quel grana davano il completamento ideale, ma allo stesso tempo, se noi mettiamo insieme ai baccelli anche i piselli, secondo me. Otteniamo veramente la un piatto primaverile. Ecco, sono d'accordo con te. Comunque dopo assaggerò anch'io. Adesso, luca kai e la seppia d'accompagnamento. Vai. L Accompagnamento. Sì, perché è una di quelle seppie che Senti, una volta o oh, non era da passeggio. Da passeggio. Io, so, sapevo, da passeggio. Ora da passeggio non è che allora. passeggi col vasetto, I però Io ci io ci passeggerei subito, guarda, se mi dà le, le seppie. Allora, intanto vi spiego come nasce Allora, prima di tutto, piatto. sì, vediamo un attimo come perché... nasce. Trovai una cassetta di seppia, erano troppo belle per non prendere la frutta. <ride> Va bene? E lui Però... vedete, è così. Allora. La seppia ci ha preso. Sì, dovevo fare praticamente un risa in nero di seppia. <ride> ma, ma avanzò mh, più di mezza cassetta, Scherissima. vabbè, che facciamo con questa mezza? Perché il pesce deve essere fresco, eh cioè, sì. per me il, il pesce sa di mare, un sa di pesce, perché bravo, quando sa di pesce c'ha qualche problema. Ha qualche la fase problema. Di poi le seppie allora, in particolare, perché ce ne sono tante sul gelato che sono terrificanti, quindi godiamoci le fresche. Specialmente per il nero di seppia, perché mm. il nero di seppia non si può congelare. No. E, o se no si trova quelle no, bustine. No, quelle bustine no? Quelle bustine no, no, ecco, Beh, sì, ho detto si trova. Facciamo però, tutti così alle eh, bustine, guarda. Così. Allora, Vai. siccome erano belle, piene di nero di seppia, ho detto perché non prendere tutti gli ingredienti, metterli in un barattolo, mm. nemmeno cuocerlo prima, cuocerlo di mettere direttamente nel barattolo. E si sterilizza da solo, come vedete. Il come tacco. le confetture potete Ma senti, bravo! E a questo punto, qui non usiamo sale perché qui proprio andiamo a mettere il mare dentro un barattolo. Ecco, ma questa seppia così è pronta per uno spaghettino? Ma questa è pronta per uno spaghetto, per, per un, un, crostone, un crostone, per quello che ci volete fare: da un risotto, una pasta. Per del un crostone. riso, per condire un couscous, l'orzo, insomma, tutto, tutto quello che serve. Va bene. A questo punto quindi allora, non ci resta che iniziare dalla io, parte tanto, più difficile, cioè. Io tanto butterei la pasta. Ma tanto questa... per non saperne leggere Queste sono le maniche questa... dei frati. Mezze mani. Mezze mani. Mezze mani. mani. Qui ci vuole un quarto d'ora abbondante di cottura. Allora, in questo possiamo... quarto d'ora noi cercheremo di farvi capire come. Scusate un attimo, Hai? che voglio far vedere, come. Poter pulire bene la seppia in caso di non compiacente polivendolo. Anzi, pescivendolo. <ride> pesci pescivendolo. Va bene, ora c'è anche la pubblicità, ecco, così perfetto. vi siete vendicati. Eh, <ride> Gira la pasta subito. Ecco. Puntata tutta dedicata ai primi baccelli o fave che in questo momento vedete, Antonio Gambaro sta eh, per cucinare anche sotto forma invece di verdura stufata, quindi con le bucce, cioè il vero baccello. Mentre invece con il nostro Luca stiamo facendo queste seppie che vengono messe qui nei barattolini. Quindi eravamo rimasti a pulire a, le seppie, a, alla seppia. Allora mm. attenzione: quando comprate le seppie specialmente per il nero. Sì. dovete comprare delle seppie italiane o queste in questo caso sono di Porto Santo Stefano perché la seppia francese non dà lo stesso risultato troveremo un è più grossa però anche sì, ma troveremo un nero molto grigio ah, la pasta questo. va ri un riso per esempio un riso, sì. il riso si vede non, benissimo ehm, eh, in non quando frutta. viene portato un riso grigio la francese. Senti, ma ci dobbiamo comunque fidare, anche perché nonostante ci sia per legge l'obbligo di scrivere la provenienza, sì. molte volte io mi sono accorta che non c'è scritta. È vero Luca? No, ora dipende. Ora, sinceramente io a vedo anche sui mercati, Quello, eh, può essere anche una dimenticanza, diciamo, diamo sempre anche perché ma. ho diventato obbligo di legge. <ride> diciamo allora, però quando spe specifichiamo diciamo, meglio, no, però se quando lui parla di seppia francese intende una seppia che è stata pescata in Atlantico. Chiaro che quando si parla di Mediterraneo è un mare ecco, chiuso e dà una differenza. Ecco, Questo il, è il sacchettino di nero sì. e qui in questa seppia abbiamo le uova. Ecco questa cosa lì, questa invece che cos'è questa che hai messo Questo qui? È... Fa sempre parte dell'interno. Io lo chiamo è latte, buono. è un latte, sì, no? si è chiamato latte, però evidentemente. Guardate queste, modo, ecco, guardate, guardate che meraviglia! Ecco, il nero non guarda, si spiega. Il nero è una iella quando si rompe, ecco, perché questo. te lo porterai in giro e me lo porterai qui in tutto. Aiuto! Ecco, tocchiamolo! Vedete com'è bello il nero? Sì. Il nero è splendido e soprattutto pollice verso nei confronti di quella specie di vischiosissima pappetta ecco. che viene bacchettata come nero perché nulla ha a che vedere come sapore, è proprio il mare ora il... diciamo questo... anche bene, Guardiamo è molto qua. nero perché se rimaniamo in... a questo livello ricordatevi, qui a Firenze adesso la Toscana no, ma qui a Firenze questo bianco noi non è tanto sì. bello da vedere eh. no. cioè, quello bisogna metterlo allora io voglio far vedere le uova perché sono ecco. una cosa abbastanza rara No, in questo periodo ci sono. No, ma rara normalmente non oh, è che si trovi bravo, spesso. Oh, bravo, guarda lì. Questo che cos'è? Questa è sempre una parte dello stomaco. Ecco, praticamente quello che nei molluschi. Come comunque. dire, io qui sono veramente assolutamente eh, felice? felice. Tutte le interiore della sì. seppia. Guardate oh, le oh, uova, la. guardate che belle, eh? Ma queste ma son... Lo vedete che è un grappolo? Prostino. Non so se riesce Quelle la, 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 la telecamera a vedere proprio questo grappolo, no? Che si permette, Quelli... scusami, eh? Guardate questo grappolo di uova, guardate che meraviglia, eh? Eccole qua. Signori, quando voi comprate delle seppie congelate decongelate perché dite, oddio, mi fa fatica, quante cose perdete che potreste mangiare? Le uova, la parte del nero, ma le stesse interiore che danno sapore quando andiamo a fare un Difatti. sughetto. Quindi fidatevi: se voi prendete tutto, otterrete degli ottimi risultati. Senti, le uova le metto lì dentro certo. le, le sì. metto alla fine. Certo. No, no, metto, le guardate, eccole qua: che entrano le uova. Ora, io vi suggerirei, visto che mi è capitato di avere delle macchie pressoché indelebili, nonostante ah, sì. con eh. la varichina, Bruschino, eccetera. Vi suggerirei di eh. far fare. Questo, se è possibile Attenzione, al eh, pescivendolo. Perché... Però attenti. Eh... Attenti al all'occhio, l'occhio <ride> All Però... non si mangia. No, l'unica cosa è si butta. Ecco. Però vi dicevo: il pescivendolo molte volte non sapendo quale può essere il vostro gusto, quindi prende e pulisce tutto e togliendo butta tutto. Allora, noi precisiamo che vogliamo la fiaschetta del nero, precisiamo che vogliamo anche tutte l'interiore, così Le che uova. la seppia verrà. Eh, privata solo dell'osso di seppia e eh, se non si buca il sacchetto è meglio eh. bene allora Opla. su una seppia mm. andiamo un aglio un peperoncino poi un... ti metto io visto che hai le sì. mani ma un peperoncino Sei sì, sì. eccolo qua ecco vediamo bene l'aglio come lo metto? L'aglio l'ho già messo, ti ah, ritieni? Usa un po', po d'acqua tu? Le. le allora, guardate, hai fatto un no? po' di prezzemolo. Quindi vedete, è proprio una preparazione eh sì, a freddo. A freddo, sì. E il pomodoro a pezzetti? Allora, Qui io l'ho fatto in casa adesso. Il te. pomodoro, sì, il pomodoro a pezzetti nel nero di seppe è molto importante perché eh, il mh. nero di seppe è molto denso e a volte anche troppo forte. Eh beh, un e un po'. Invece il pomodoro gli dà un, un capellino d'acidità e lo, lo scioglie anche cioè lo diluisce sì. il nero avete visto come è rischioso Difatti... poi va detta anche un'altra cosa che al fondo il nero di seppia è dolciastro sì, Beh, sì. molto dolce molto. Stucca. quindi stucca. se noi mettiamo eh, l'acidulo del pomodoro è perfetto fra l'altro eh. in Sicilia fanno un piatto meraviglioso risotto al nero di seppia con sopra pezzetti di pomodoro e una grattata Ma... di ricotta salata che il pomodoro è quasi essenziale. Poi ah, andiamo siamo olio. abbondanti nella rossa, eh, ma perché in questo modo si deve anche conservare, diciamo sì. la verità: oltre che lo... poter cuocere, chiudiamo: ecco, non pigiamo, non facciamo no, niente no. Una... Anche perché? Per poi poi... questo andiamo a bollire per un'ora. Allora, attenzione, mettiamo il barattolo in acqua tiepida Non mettiamo il barattolo nell'acqua a bollore perché, perché rischia di scoppiare. Ah, ecco. per un'ora, dopo mm. un'ora lo togliamo. Lasciamo un po' raffreddare l'acqua e poi lo mettiamo in un frigorifero e questo è il risultato. Oh, questo, è quello, allora, questo quindi, qui è quello. che si ha, quindi il pomodoro non si vede più. No, no, non si vede più perché il nero si spisca. Quindi è una cottura, diciamo così, ovviamente a 100 gradi, però tutto questo fonde veramente in un'ora si riesce sì, a fondere questi, sì. sono profumi E, e beh, certo, è senti. E qui se voi lo tenete in frigo, sentite, stacca. Attacca, bello. Quindi si è disigillato. E adesso possiamo Andare praticamente assaltare la nostra pasta. Oddio, dovevamo Guardate... sbucciare degli altri baccelli, tieni, Leonardo. <ride> Ma sempre a me i bacetti. Eh, insomma, lui sta cucin cucinando. Ma infatti, ma è Antonio scusami. <ride> Antonio Io sta la cucinando buccia, cucina. la buccia. Ah, ecco e allora. guardate là che cosa ha fatto. Ha ridotto la buccia in tanti tanti mini mini pezzettini e farà un sacco, potremmo dire, di buccia. Non va ti bene? Si può lasciare eh? solo un attimo, si mette a giocare esatto. con le bucce. Ecco, ecco subito. Però. Invece, continuiamo il nostro ehm, piatto. Allora vi voglio ricordare che stiamo preparando una seppia che può essere fatta 20 anche giorni prima in questo modo conservata dopo averla praticamente sterilizzata e cotta attraverso un invaso, possiamo metterla poi in frigorifero e lasciarla lì. Vedete bene che a un momento opportuno noi abbiamo un prodotto eccezionale perché abbiamo una seppia vera con il eh, nero vero, abbiamo una pasta eccezionale. Aspettiamo degli amici. Eh Secondo me è cotta. Ma Que dici? É um Al dente, al dente sì. come diceva qualcuno di mia conoscenza, dovremmo osservare la cardatura della pasta per Mamma definire mia. quella che è la reale cottura. È importante la cardatura della pasta. Va bene, allora, noi sbucciamo questi, sb 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 questi baccelli che serviranno sopra la pasta per dare quel tocco, un po' di primavera. Direi di sentire se c'è qualcuno che ha azzeccato il quiz. Mi dispiace perché avevamo questo corso di pasta eh. per due persone o di dolci e poi è facilissima è vai. facilissima eh. mamma dai. mia di nulla ah, dai. Io io lì non avevo dai. indovinato ma poi dai. la regia mi ha suggerito e mi ha fatto venire in mente ah. senti secondo sentiamo? me sentiamo no non sentiamo no pensavo... me... ah, non ci sono telefonate vai allora dimmi un po' ci siamo quasi alla sì cuora. sì ci siamo quindi ecco diciamo ecco questo è un eh. caso in cui finisce cuoce no finisce cuocere qui la pasta ma volendo la possiamo anche finire senti ma questo lo mettiamo eh, ah, ah, ah ecco dicevo non si muove la... non si sì muove. diciamo scusami che dobbiamo riscaldarlo perché si presuppone sì. di averlo conservato in frigorifero per 20 giorni ecco sì. qua no no ma io mi chiedevo se questo è un caso nel quale la pasta proprio finisce di cuocere o è semplicemente condita al momento fammi vedere com'è eh? mentre rispondiamo alla telefonata mm, che meraviglia pronto pronto buonasera il suo nome mi chiamo Marisa. Marisa, da dove chiama? Da Campi Bisempio. Bene. Senta, non sono riuscita a trovare nessuno che venisse a cucinarmi la pecora e tutti i giorni provo. Ah? Eh? Senta, mi dica un attimo, le è piaciuto questo suggerimento di pasta con eh, i primi bacelli di stagione e poi di queste seppie con le uova a cui aggiungeremo anche dei bacelli se finisce di mangiarli? Sì, quella ricetta con, con i baccelli guanciale me la sono già scritta. Ah, vedi? Brava! Guardi, noi ce la siamo assaggiata durante l'intervallo, non è l'orario giusto ma ormai siamo ruminanti, mangiamo a tutte le ore. Va bene. Allora, hai indovinato? Io per me è la grande bellezza eh. ah, Va via, questa eh volta vai. era facile eh? Bene, brava Brava Marisa Grazie. Senta, allora non ci sarà bisogno per lei di imparare a fare la pasta Perché tanto andrà da Antonio a questa Villa Le Rose, no? Ah, sì, sì, bene Ma se preferisse invece di fare i dolci, andrà per i dolci Va ah, bene? Mi piace la pasta Bene, pasta allora, per e la pasta. pasta sia, abbiamo Va anche beh. il corso finger food e vegetariano. Ma sì, tutto. È di tutto: è. no, finger food no, vegetariani, men che meno ora in questo e Allora, momento. dai, pasta. Pasta. Pasta, pasta, pasta che passione. Mi piace Intanto la pasta quando mi sfricola l'olio, posso buttarlo dentro? Bene, eh, allora, dentro. grazie Marisa, arrivederci e risentirci. Un'ultima domanda. Ho iniziato dicendo: eh, i miei eh, telespettatori hanno la dispensa? Ma eh, senta, io la casa non è tanto grande, però la prima cosa che ho voluto è una vetrinetta dove poter mettere dentro la roba. Perché lei è una donna Asstuta, molto previdente. Eh? E previdente. È vero che nella dispensa si, si pongono le cose con mh, gioia, con aspettativa. È vero, eh sì. è un po' uno scrigno. Sì, specialmente i miei figlioli che aprono pensando da <ride> eh, ma... sempre. Si vede che hanno una mamma troppo brava in cucina, va bene? <ride> Grazie eh. tanto. Arrivederci Marisa, buona Arrivederci. pasta! Allora, a questo punto eh, saranno cotte queste mezze mani, allora, figurati ehm... se le avessimo avute intere. No, ma è, qui, è appunto è intere ancora è che cuocevano, ricordatevi, questa è pasta che cuoce a lungo, quarto d'ora, di solito ci vuole almeno quando avete i paccheri si può arrivare a 20 minuti, quindi non è detto che ogni pasta ha il suo tempo, quindi ricordatevelo. Allora, chi caccia di tende, cioè, ecco. che i denti e chi ha la gengiva? <ride> questo mi piace. Alla legge è gengiva. quando mi ha fatto non doveva più andare lo so, che perché mezzura. questo ragazzo ha sempre mantenuto Quest'area fanciullesca, <ride> queste <ride> battute. E io l'esistenza del romagneto. E sono arrivato Beh. io, capito? E sconvolgo, capito? Eh. Comincio un po' di brio. Quindi, ta, ta, sconvolta, ta. ci sono solo io. Sì, Venite oh dai, tutte e tre in fila che vado ah, a vedere sì. veramente. Mi sembra che tu non stia accudendo la seppia come dovresti. A lui? Ah, ecco. No, ecco. Cominciamo a mettere un po' di autorevolezza. Io intanto guardo le fave. Sì, guarda la fa le, 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 lo stufato sì. di fava. Lo stufato di fava. Senti, prima avevamo detto che non doveva essere grigio, aspetta, ma non è che aspetta. ci sta diventando grigio così? No, no tranquilla no. ora, subito. Forse in te allora. mi allontanerei un pizzichino. Sì. Io dovrei allontanarmi sì. va serie, bene? sai. Questa è la tipica pasta che deve essere saltata. Allora, gli estimatori del risotto di seppia o della pasta con nero di seppia sono tantissimi. Peccato che è un piatto che non tanti sappiano fare, fanno degli intrugli alcuni incredibili con quella che ci deve essere, attenzione. Eh, la seppia si deve, si, deve essere, si deve sentire. E il peperoncino anche si deve si. sentire, va bene? Mm, ce l'hai messo? Mi qua! Sì. Cioè, cioè, no, eh, che profumino. Eh. Aglio, che profumo. Se, se, qui si sente proprio il mare. Qui non c'è sale, attenzione, dentro il barattolo non c'è sale. C'è C'è proprio, oh. è il, sapore è del proprio mare. il sapore del mare. Basta saltarla! Senti, questo, questa non... immagine tenera, scusami, di io e gambero che annusiamo questo è veramente qualcosa di imperdibile. No, infatti sente proprio il mare. No, guardateli. Cioè, seguiteli stanno sentendo. Ti sentiamo Tutto il mare, mar. senti. noi sentiamo il mare, no, loro sentono, sentono la primavera. Secondo me Luca. Ma come ecco. la sentono la sentiamo primavera? Vedi? eccoci, qua, oh, la gioia. Beh, basta che. No, cioè, no però che... Ma, già vuoi smettere di stai... saltarla, ma quanto deve saltare questa? Guarda, bella no. nera, proprio! È così Guarda, raro no. vedere questo colore in cucina. Che veramente ti è garantiamo che è nera. con un sacchettino. Ecco qua. allora praticamente diciamo la verità: che con una seppia, con un sacchettino, noi riusciamo a fare perlomeno un risotto o una ma pasta per... per quattro persone. Per... Sì, vera così. Fammi sentire, sì, è giusta. Allora, quello che vi ma... dicevo ehm, in Sicilia: mettono sopra la ricotta salata e un po' di sale. Ma noi ci mettiamoci dufati. Noi ci mettiamo nel frattempo. Passiamo lì, capito? Ecco, <ride> ecco qua. E come Bravamente. tempo di fave, bene utilizzarle. Ah, qui l'avessimo saltata e le avremmo avuti i baccelli neri. Eh, eh, sì. <ride> eh sì. Questo non ci avevamo ancora pensato, no, ma bravo. che con la seppia si arrivasse ai bacelli okay, neri. Guarda, veramente. Eh, Te lo scusa. sapevi questo. No, no, assolutamente. <ride> ecco qua. Fra l'altro, avendo un Semolé eccezionale, quando avremo eh, ripercorso tutto l'iter per arrivare alla conclusione di questo piatto, vorrei sapere Porca perché è molto difficile abbinare, abbinare vista questa prepotenza di mare. Allora Luca Cai ci ha presentato questa meraviglia facendo facendo allora. praticamente Acquisti una vaso, vaso cottura allora la ecco. seppia attenzione deve essere freschissima perché andiamo a utilizzare tutta l'interiore, deve essere mm. italiana proprio per il nero e niente andiamo a mettere il barattolo tutta la nostra seppia tagliata a pezzetti per ogni seppia un capo, uno spicchio d'aglio, un peperoncino, un pochino di prezzemolo, del pomodoro a pezzetti, olio extravergine d'oliva, vaso cottura per un'ora. Cioè, sigilliamo ben sigilliamo, bene, fino. stando attenti, mettiamo in una pentola dove abbiamo messo leggermente a scaldare. Quindi va inserita quando ancora non è bollente perché sì. altrimenti scoppierebbe. Dove viene inserito appunto questo nostro vaso. Mi sono dimenticata di dirti, deve essere coperto di acqua. No. Sì, 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 il tappo deve essere coperto po dalla pomodori. Sì. Estere... Sì, come quando sì, fate sì. la marmellata, insomma, esatto. un po' il classico. E poi quando volete arrivano gli amici. Vai. Tap tap il vasettino, guardate e l'avete fatta nero. voi. Potete dirlo, insomma, non è che ne siamo andati a acquistarla, sono barattoli no, acquistati, non è, è un vostra. sacchettino di nero di felli. Insomma, sì. abbiamo raffatto <ride> il pollice verso. No? A questo punto questo... vedete incontrare poi le consistenze diverse perché qui si sente questa bontà, questa prepotenza. Perché è molto prepotente il nero, non solo come colore ma anche come sapore. La, la vescicoletta del nero. Poi si incontra i pezzettini di seppia che poi hanno un po' di tentacolino, poi hanno certo. invece la parte più lunga. Poi incontriamo i nostri baccelli. Poi incontriamo la pasta ma e la poi forchetta? ci sarà un incontro felice. La, la forchetta, niente, siamo senza eh, forchetta. Siamo, forchetta. Abbiamo Guardiamo le pinze, però, eh. le pinze, ricordiamo porche. che dopo avremo un sorriso non ecologico un sorriso <ride> veramente nero nero come il carbone senti un po com'è io lo assaggerei eh, lui la deve assaggiare e dopo oh. ci Beh, parla lì, del vino d'abbinamento ah, tu ormai deve assaggiare anche allora io questo, ho il mio eh. cucchiaio che prendo da, da prima quindi sentiamo anche è un duro lavoro Bebe. ma qualcuno deve pur fare Ma l'ha fatto la scelta per mestiere eh. come è senti la seppiolina ecco senti la morbidezza della seppia Buono. allora Dimmi. Ovviamente, questa è una pasta al dente, quindi dobbiamo masticare incredibile, veramente senza sale, ma non ce n'è assolutamente bisogno. Corretto il livello di eh, sapore. Abbinamenti, fondo leggermente dolciastro, vino quindi mm. con sapidità. Allora, quindi? rimanendo qui in Toscana, un bel Lansonica Cosa o Isola del Giglio o mm, Isola del. Mi piace, anche il Giglio mi piace molto. Volendo. Sì. Vini di nuova tendenza, quelli bianchi macerati, quindi quelli che hanno, conservano anche una bella spessura? No? no, 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 quelli ah. proprio in cui le bucce sono rimaste ah. all'interno, diventano di un colore aranciato, quasi ambrato, e che magari spesso sono quasi salini a livello Dimene di gusto. Uno. Eh, lì si, eh, non è una tipologia, quindi ti dovrei dire delle marche, quindi non è il caso. Insomma, no, non fondi. è il caso. Allora, abbiamo Comunque, capito posso perfettamente. C'è un Trebbiano mm -hmm. a Carmignano che viene fatto in questo modo. Vai. Carmignano finalmente ritrova, come storicamente aveva, ah, sì. la qualità nei vini, perché il tempo di Carmignano, cioè il tempo dei Medici, Ma aveva anche poi, del Ora poi, ricordiamoci, vino. in questo periodo c'è cioè il Vin Ruspo che è appena uscito, insomma, quindi il loro vino rosato c'è questo trebbiano fatto proprio in zona veramente che andrebbe benissimo con questo ecco, vedete, questo è molto interessante io non chiedo spesso gli abbinamenti di vini perché ormai ci sono i sommelier che li fanno le vostre notechine quindi ognuno se li gestisce come vuole però quando abbiamo dei sapori molto particolari è interessante trovare e sperimentare l'abbinamento giusto bravo Luca, fammi eh. vedere il tuo sorriso no. <ride> nerissimo, perché ricordatevi che come macchia le mani vi macchia anche il sorriso nel frattempo tempo invece il sorriso non lo perde mai Antonio Gambaro. Togliamo qui la pasta. Yeah, Vedete, la pasta. questo oh. qui guardate è un suo di bucce di baccelli tagliate fini, fini. Ovviamente non aspettate, prendi una ciotolina a Qualunque farlo il, la primavera inoltrata. Ma quella. prendete Piccolo. appunto i bacelli freschi, quelli che appunto eh, hanno anche tanto. una ancora molta umidità. Vai. Ed ecco qua questo che è. Perfetto, sia per accompagnare come contorno semplicemente un... Ma delle costolette d'agnello, ci ecco. potete pensare a questo che diventa anche una carne stagionale, se vogliamo proprio dirla. Esattamente. Quindi ecco pensate che mentre mangiate il, la parte interna, quindi le fave con il pecorino, i bacelli sono mangiati con l'agnello. Esattamente. Per dire non buttate Esattamente. via niente. Guardate eh? che buono. Va bene, e per fare questo abbiamo preso delle fave, le abbiamo tagliate fine fine... E poi stufate con un pochino di no, olio so e fare. di aglio. La buccia si sì, scusate. Volendoci potete mettere anche io oh, se vi piace un po' di aglio, un po' di prezzemolo, un po' di pepe, mentuccia. un po' di mentuccia. Insomma, quindi la potete arricchire come vi fare, eh? Non l'abbiamo fatta sempre. Benissimo, eh? allora a questo punto abbiamo fatto proprio una bella puntata stasera con Luca Cai, Antonio Gambaro, il magazzino in Piazza della Passara E invece il Villa Le Rosa San Casciano no, con Rosetto. il gambaro Roseto, Roseto. Vabbè, è vero, il Roseto, le rose sono <ride> di più. del Roseto Leonardo Romanelli. Lì voglio ricordare che oggi è San Giuseppe, un nome a me molto caro perché era quello di mio padre. A tutti i papà facciamo un augurio. Auguri a tutti. Bene, arrivederci a tutti. Signore, cucinate per i papà, va bene? Linea al telegiornale.